Ciao Sergio, sono Alessandro Arseni e ti do il benvenuto a questo spazio dedicato alle interviste della rubrica del Carpista. Prima di iniziare, volevo dirti che mi fa veramente piacere intervistare e conoscere uno tra i protagonisti del carfishing italiano. Quindi iniziamo con la prima domanda. Molte persone hanno un sogno nel cassetto e per via delle vicissitudini della vita, talvolta non riescono a farlo diventare realtà. Tu ne hai avuti ben quattro, come ad esempio conoscere Fred Wilton, che per chi non lo conoscesse è l'inventore della Boles, elaborare una tua ricerca sull'esca, sviluppando la teoria dell'elevata energia potenziale, creando poi il White Fish Mix, creare anche un'esca pronta a tuo nome, come la Crazy, ed infine scrivere un libro dove racchiude le conoscenze e la tua vita dedicata al mondo del carfishing. Quali sono stati quindi gli ingredienti per la riuscita di questi sogni? E ciao a tutti gli amici del meraviglioso gruppo La Rubrica del Carpista. E niente, vi ringrazio per questa opportunità, per questo incontro e per queste quattro chiacchiere fra amici che ci troveremo a scambiare. E guarda, quando parli di sogni nella vita bisogna tenere in considerazione tante cose. Poi logicamente qui stiamo parlando di quelli che erano i miei sogni di pescatore, perché io nella vita tecnicamente ho fatto solo tre cose che considero meravigliose e che mi sono venute benissimo, e sono i miei tre figli, Marco, Giulia e Arianna. Detto questo e tornando ai sogni della pesca, di pescatore, di Sergio Tomaselli del pescatore, diciamo che nella vita tante volte ti trovi al posto giusto nel momento giusto. Questo non è sufficiente per poter intraprendere la strada dei tuoi sogni, però di fatto è l'occasione giusta. E io sono stato fortunato, ho avuto le giuste occasioni e secondo me le ho sapute cogliere e sfruttare al meglio delle mie possibilità. L'occasione più grande che ho avuto da un punto di vista della pesca sportiva e che mi ha portato poi a realizzare questi sogni di cui parlo anche nel mio primo libro The Bait Guru è stato l'incontro con la famiglia Boscolo, una famiglia di imprenditori del nord-est, provincia di Treviso, che da generazioni gestiscono un negozio che è il punto di ritrovo dei pesca sportivi di questa zona, e quindi il fatto di frequentare quel negozio, di avere un rapporto anche amichevole e poi di amicizia con la famiglia Boscolo mi ha messo nelle condizioni poi di raggiungere anche tutti gli altri obiettivi che hai definito giustamente tu. E quindi l'opportunità grande è stata questa, e poi io ci ho messo una grande passione e ci ho messo il cuore. Praticamente ci ho messo il cuore, e quando ci metti il cuore, beh, è difficile che le cose non riescano. Proseguendo con la prossima domanda, dammi tre pro e tre contro tra il carfishing anni 90 e quello odierno. Cavolo, che bella domanda, molto impegnativa. Carfishing degli anni 90. Beh, i tre pro mi viene da dire che eravamo pochi. Non avevamo la più pallida idea di che potenziale potessero avere le nostre acque, e quindi c'era permesso sognare qualsiasi cosa. E il terzo pro è che si poteva veramente sperimentare con leggerezza, perché tanto non c'era nessuno ad esprimere dei giudizi né positivi né negativi. I contro, che era tutto costosissimo, io ho speso un'infinità di quattrini nei primi 10 anni di pesca alla carta, costosissimo. Poi eravamo mal visti in tanti contesti alla stregua di bracconieri o strane persone, e quindi rischiavamo anche di non essere capiti, compresi e multati ogni volta che andavamo a pesca. E il terzo contro che mi viene da dire è che non abbiamo saputo cogliere la grandezza del movimento
che sarebbe nato da lì a poco, noi della prima ora, diciamo, e non ci siamo imposti in maniera più forte nei confronti dei giovani, delle nuove leve, affinché tutto potesse crescere nel migliore dei modi, dove per migliore dei modi intendo verso la natura e verso il pesce. Dovevamo dare forse una guida un pochettino più di polso a chi sarebbe venuto dopo di noi. Tre pro di chi pesca oggi a carfishing: beh, a questo punto mi viene a dire che insomma non si buttano più via tutti i soldi che si buttavano via una volta, perché è più facile avere le idee chiare di cosa serve e cosa non serve. L'informazione, se si sa cogliere in maniera abbastanza mirata, è presente in tutte le salse, in tutte le forme, ma bisogna appunto saperla cogliere, perché in mezzo a tante cose interessanti ci sono anche tante stupidate. Il terzo pro di chi pesca adesso è che, come concetto, sa benissimo cosa aspettarsi da un'acqua rispetto a un'altra. I contro sono che, a mio avviso, c'è più mania di protagonismo rispetto ad allora, ma non è una colpa generazionale e non sto giudicando nessuno, è semplicemente frutto di questi tempi dove l'apparire è diventato più importante dell'essere per tanti versi. Un altro contro è che non si dà più la reale importanza all'aspetto proprio di ricerca dello spot, del pesce, non si dà più importanza a tutto quel contorno che ti faceva sudare ogni pesce, ma te lo faceva anche godere in una maniera assurda. E terzo, i laghetti, che dovrebbero essere la palestra piacevole per chiunque, posti di aggregazione, posti comodi e sicuri dove puoi andare a fare la baraccata con gli amici senza rompere le palle alle acque naturali che non hanno bisogno delle baraccate. Ecco, questi laghetti, che quindi dovrebbero essere giustamente dei punti di aggregazione e permettere il giusto guadagno a chi li gestisce, sono diventati sostanzialmente il posto dove fare il record, che per me non è una cosa concepibile, perché il record è un qualcosa che fai solo nelle acque libere. Considerando che una delle tue passioni, anzi penso stili di vita, è l'allenamento costante, una volta chiacchierando con te mi dissi che fai parte della vecchia scuola, ovvero estrusore e tavola. Mi viene da pensare che anche quando stai rollando le boe se continui ad allenarti. Insomma, unisci l'utile al dilettevole, o no? Guarda, fare le boilie lo ricordo proprio come un momento di gran fatica fisica, di grandi sudate. Io ero attrezzato per fare 200-300 uova alla volta, da solo, senza impastatrice. E non spaccavo neanche le uova, buttavo tutto in un secchio, pestavo con il trapano e la frusta, quella per miscelare le colle o la malta, spaccavo su tutto e poi mettevo tutti i liquidi e quindi andavo a lavorare sulle farine con il mio metodo. Quindi quando avevo tutti i liquidi pronti io preparavo i 10 kg di mix alla volta e ci versavo i liquidi già miscelati con le uova e impastavo sempre con questo trapano 10 kg di mix secco alla volta, finché lo portavo a una consistenza dove praticamente bastavano 5-6 minuti poi di lavoro di braccia, di mani, per portarlo alla giusta, diciamo, plasticità per essere inserito nell'estrusore. Avevo un estrusore per fortuna solo nei primi anni, quello a manovellina, poi uscì quasi subito quello ad aria compressa. Anche qua, cioè, non un'invenzione del car fishing, questi erano gli estrusori che si utilizzavano per lo stucco, credo, no? Poi qualche carpista si vede che aveva dei trascorsi in edilizia e trasferì questo macchinario interessante all'estrusione. Poi noi italiani, che siamo sempre avanti, iniziamo a estrudere con come si chiamano quegli estrusori per fare i salami, le salsicce, no? Perché noi abbiamo questo anche
saper trovare le soluzioni, e io avevo comunque un bel estrusore ad aria compressa, quindi quella era la fase meno faticosa, e poi tavola. Ma ti dirò la verità, anche se avessi avuto avevo la possibilità di comprare una bella impastatrice planetaria, alcuni miei amici ce l'avevano, e se come oggi potessi comprare una rollatrice automatica non lo farei, perché dal mio punto di vista il toccare con le mani l'impasto e girarlo in tavola ti dà quella consapevolezza che ti fa diventare un gran self maker, perché impari a risolvere anche all'ultimo momento le situazioni. E poi, francamente, per me un lavoro di braccia, per fortuna, non è un grosso problema. Ritornando alla prima domanda e parlando proprio di Fred Wilton, con il quale ho avuto un lungo rapporto di amicizia epistolare, scambiandovi quindi idee e consigli, e leggendo anche una sua risposta a una tua lettera, ho notato che in comune siete stati autodidatti, non cercate popolarità e avete una passione sulla ricerca dell'esca. Il chiedersi il perché o no se un'esca funziona di più rispetto ad un'altra è in varie tipologie di ambiente. Possiamo dire che tu rispecchi appieno l'inventore degli anni 70 o hai qualcosa di diverso? Umanamente non mi va di paragonarmi a Fred Wilton, perché è una figura che ho idealizzato e mitizzato nella mia mente fin da subito. Cioè, per me è colui che ha avuto l'idea innovativa e che ha creato questo meccanismo di cui poi io ho potuto godere per anni, e per me fare le boilie è sempre stato un piacere grande tanto quanto pescare le carpe. Detto questo, arrivare a conoscere Fred Wilton mi è costato un gran sacrificio. Sono riuscito ad arrivare a lui semplicemente perché sono stato un uomo Richworth, quindi sono stato praticamente il primo tester ufficiale di Richworth per l'Italia, grazie sempre al mio amico Fabio Boscolo, che divenne importatore ufficiale di Richworth per l'Italia e non solo, e quindi grazie alle conoscenze di Richworth riuscii ad ottenere l'indirizzo di quest'uomo, che mi costò una bottiglia di Amarone come ringraziamento al carpista che me lo fece avere, e iniziai a scrivergli, e lui mi rispose in maniera che non mi sarei aspettato, francamente, perché io gli mandai in realtà solo una lettera molto sentita di ringraziamento, scritta proprio col cuore, con da dove passava tanta emozione, e lui mi rispose, e poi continuammo a scriverci, quindi mi descrisse anche la sua famiglia, mi mandò molte foto di lui con i bisnipotini, insomma, ne nacque veramente un bel rapporto. Decisamente questa figura di Fred, che io ci tengo a descrivere ogni volta che faccio anche una serata nel club, perché non venga dimenticata la figura, è praticamente la persona a cui io ho dedicato per ringraziarlo il mio primo libro. Di fatto il titolo The Bait Guru non è un titolo autoreferenziale, è scritto anche nel libro, ma è dedicato a Fred Wilton, che era un vero guru. Detto questo, le esigenze di Fred erano lontane anni luce dalle esigenze di un carpista italiano che pescava in acque come ero io, come il Piave, il Sile, i grandi laghi della Lombardia, perché concettualmente il loro catch fishing è sempre stato molto diverso dal nostro, sia per i target ma anche per la collocazione in queste piccole cavette del Kent. Allora, io stimo Fred e per me sarà sempre il referente, ma devo dire che la scuola italiana dell'esca e la scuola italiana del self-made, che si è sviluppata fra metà anni 90, quindi dal 95-96 al 2005-2010, è la numero uno al mondo. Ma non solo perché io senta di averne fatto parte, per tanti personaggi che hanno permesso a quest'esca specialistica di evolvere in una maniera che oggi ritengo quasi perfetta. Per cui, per chiudere questa tua domanda, mi sento di dire che
Io e Fred Wilton siamo due uomini che di fronte a degli obiettivi da raggiungere in pesca si sono posti alcune domande e hanno cercato di arrivare a delle risposte pratiche. Questo certamente ci accomuna. Per il resto i percorsi sono estremamente differenti. Riferendoci a The Bite Guru, c'è stata un'occasione in particolare o c'è stato qualcuno che ti ha dato la voglia di far nascere l'idea di scrivere il libro? Vedi, il libro The Bait Guru, il primo dei quattro libri sul catfishing che ho scritto, è sempre stato nella mia testa, nel mio cuore e in parte nel mio computer. Nel senso che io l'ho scritto in un percorso durato almeno una decina di anni, dove raccoglievo tutte le info su tutti i prodotti che utilizzavo, su tutte le prove che facevo, su tutti i test che facevo anche fare allo staff di Valenti Pescatori a cui mi potevo affidare per impostare delle prove di pesca molto serie sui materiali, in questo caso sulle esche. La scatenante, ciò che mi ha portato e spinto a concludere il libro, raccoglierlo, rivederlo e poi darlo in pasto alla stampa, come si suol dire, è stata la mia ex compagna Nicoletta. Una donna straordinaria che in un momento molto difficile della mia vita, legato al primo lockdown del Covid che ha quasi distrutto la mia attività primaria, perché io mi occupo di personal training, ho una palestra mia e faccio dei lavori proprio specifici e specializzati, e il Covid, il primo lockdown ci ha devastati perché ci ha tenuti chiusi, beh, come potete immaginare, ben più di tante altre attività, e in questo momento brutto e di depressione lei ha avuto la forza di invogliarmi a fare, da non piangermi addosso, cosa che peraltro non mi viene neanche bene, non sono uno che si piange troppo addosso, ma mi ha dato proprio quella spinta che ci voleva per mettere proprio su carta questo sogno. E non vi nascondo che la motivazione forte è stata anche quella di lasciare un segno del mio passaggio, che credo che nel mezzo del cammin di nostra vita, come voleva dire Dante, io compio 50 anni quest'anno, sia uno degli scopi che tanti uomini sentono. E quindi devo ringraziare Nicoletta e l'enorme amore che avevo per lei e la grande forza che è riuscita a darmi in quel periodo molto difficile. Quindi dovete ringraziare lei. Posso dire che è stato un vero piacere intervistare uno tra gli esponenti maggiori della realizzazione della Boles, e vorrei farti un'ultima domanda. Tra Sergio Tomasella, pescatore, e Sergio Tomasella, realizzatore di Boles, quale Sergio ti ha dato più soddisfazioni e perché? Guarda, io nasco come pescatore, poi le esigenze di pesca mi hanno fatto diventare self-maker. Poi le esigenze legate alla collaborazione con un'azienda, il mio amor proprio e la voglia di dare il massimo mi ha portato a diventare ciò che sono diventato. Ma per quello che riguarda l'esca, io mi sarei fermato fra il 2005 e il 2008, nel senso che tutto quello che mi serviva per pescare l'avevo già sviluppato. Il Sergio pescatore è predominante. Il Sergio pescatore è una persona che sta seduta su una sedia, perlomeno che stava seduta su una sedia a guardare acqua e canne. Il Sergio pescatore non è mai andato a pescare per campeggiare, per fare festa, ma sempre con l'obiettivo di fare il target fish di quell'acqua. Quindi io non ho mai avuto una tenda elaborata, non ho mai avuto una branda.
cioè il mio concetto di pesca è Sergio Tomasella, acqua, carpe e due canne in azione. Questo è ciò che mi dava soddisfazioni, che mi faceva sentire vivo e che mi faceva sentire parte della natura che ricercavo, che fatalità era sempre la più selvaggia e difficile possibile. Detto questo, fare esche mi permetteva di andare a pesca con la testa quando non ci potevo andare con il corpo, perché costruire le boilers per me era parte di un progetto che mirava alla cattura di determinati pesci. Il target fish è il simbolo del mio car fishing, quello che sono legato, ma ricordate bene che il target fish non ha un peso specifico. Il target fish è il pesce più grosso delle acque che frequentate. Se le acque che frequentate contengono pesci da 30 kg, il vostro target è 30 kg. Se le acque che frequentate contengono pesci da 10 kg, il vostro target è il pesce da 10 kg. Quindi assolutamente Sergio Tomasella, il pescatore, era ciò che cercavo. Sergio Tomasella, il self-maker, è stato frutto anche del mio senso di responsabilità verso le persone che compravano prodotti da me sviluppati, elaborati e venduti da un mio carissimo amico che è Fabio Bosco. E detto questo, vi ringrazio ancora per questi momenti di introspezione retrospettiva, perché io sono un ex carpista, non pesco più dal 2012 per fishing e ritengo che non ricomincerò a breve a pescare. E quindi vi ringrazio perché mi tenete collegato a questo gruppo invece che è fatto di pescatori veri, gente che sta sul pezzo, come si suol dire. Grazie ancora.